in tempo di crisi noi andiamo ormai a comprare nei negozi e abbiamo l'abitudine di contrattare sul prezzo. Il commerciante che tira da una parte, noi che tentiamo di tirare ovviamente dalla nostra. In comune, che cosa abbiamo noi con i commercianti? Una gran faccia tosta, vediamo. Buongiorno e benvenuti a Giacomo Bruno, che è esperto di e-commerce e scrittore. Buongiorno. Ti ho appena conosciuto, sei giovane, ti ho chiesto scrittore di cosa e tu mi hai detto una ventina di libri. Sì, esatto, 20 libri sulla formazione, diciamo. Quindi dalla formazione? Sì, dalla comunicazione a formazione professionale, personale, motivazione, vendita, marketing. Di notte, di giorno, la domenica, Pasqua, Natale. Ma sempre, sempre, sì. E benvenuto anche a Massimo Costa, che è direttore di Asso Temporary. Adesso Buongiorno. Ci spiegherà tutto come cos'è e come funziona. Allora, Giacomo, iniziamo da te. Hai sentito la scheda, tutti quanti vogliamo andare ormai a contrattare sul prezzo, non è solo più una questione di crisi economica, quasi sta diventando una mania. Ci sono anche altri sistemi per poter ottenere degli sconti? Sì, ci sono tantissimi sistemi per ottenere sconti, anche tecniche che vengono usate nella negoziazione, veramente nella professione, tra aziende, tra diplomatici, eccetera, ma che possono essere applicate tranquillamente alla negoziazione, alla contrattazione di tutti i giorni, anche nel negozio. La prima cosa, per esempio, è essere sempre stupiti dal prezzo. Quindi quando una persona fare proprio anche la faccia come il non verbale che ci comunica il troppo. Per un semplice motivo, se noi diciamo di sì subito, trasmettiamo qualcosa che non va. Pensa se tu vuoi vendere, non so, un prodotto, un telefonino. La persona ti chiede quanto costa, tu gli dici lo vendo a 200 euro e lui ti dice benissimo, lo compro. Cosa pensi? Pensi potevo che potevo 300. Chiedere di più. Quindi il fatto di dire sì subito scoraggia l'altra persona, gli fa pensare che ha sbagliato e ti doveva chiedere di più. E quindi ha magari la prossima Medio Oriente, volta. Ma allora nei souk dove c'è la trattativa all'interno. Esatto, sempre essere ma in difficoltà. Ma trucchetti del tipo è meglio andare di giorno, che per esempio nei negozi degli ebrei il primo cliente non si rifiuta mai, gli fanno lo sconto stracciatissimo, oppure verso il tramonto quando la cassa magari langue un po'? Beh, questo è interessante perché mi è capitato l'altro giorno, ero in vacanza, ero in un albergo dove stavo in una stanza diciamo normale e volendo tornare a Ferragosto ho chiesto di vedere la suite. In realtà volevo solo vederla, ero curioso, e allora mi fanno vedere questa suite da 1500 euro al giorno, 200 metri quadri, bellissima, terrazza sul mare, stupenda. È successo che me l'hanno fatta vedere alle 7 di sera. Io ho detto, senti, ma visto che è sfitta, perché non me la dai a 300 euro? Quindi a un prezzo molto molto inferiore a quello che era. E mi hanno risposto di sì, semplicemente perché tanto loro ci guadagnavano, io ho guadagnato un grande risparmio, ho passato una notte in suite e ha funzionato, quindi uno sconto del 70 e più per cento, semplicemente chiedendo. Guarda che a Massimiliano alle 7 di sera non gli hanno dato un aperitivo, ecco, perché c'aveva i bambini. Basta chiedere. Ma questo è un altro discorso. Allora, invece parliamo con il signor Costa. Ci spiega che cos'è Asso Temporary, che cosa sono questi negozi? Beh, come dunque, intanto sì, Asso Temporary è un'associazione che è nata poco tempo fa, un anno fa circa, proprio per rappresentare i gestori di spazi, di location, che vengono adibiti per vendita o esposizione temporanea. Diciamo che anche nei temporary shop, come in altri negozi, si possono chiedere degli sconti, ma poi come sì. Ho detto, il vero temporary shop non nasce proprio con questo obiettivo. Devo agganciarmi al sì, discorso. Altro che... Forse un'idea di temporary shop, io oltre che scrittore sono editore, quindi è una casa editrice, e un esempio potrebbe essere quello dell'andare alla fiera del libro, quindi quando noi prendiamo uno stand in una fiera, in qualche modo abbiamo un negozio temporaneo di 3 giorni, 4 giorni, nel quale vendiamo i libri, e in quei casi si fa lo sconto, cioè è proprio previsto dalla fiera in genere un 20% di sconto per tutti quelli che aderiscono, e quindi in qualche modo ha un senso, cioè offerte temporanee, che è anche una mossa di marketing, no? Quella di mettere la scadenza al negozio, quindi dire ok, entro 3 giorni hai questo sconto del 20%. Quindi ma lo sconto si può chiedere in tutti i tipi di negozio, anche quelli di lusso? Io sono un po' contrario, nel senso perché? Che ci sono un tipo di negozi, magari proprio i monomarca di lusso, cioè se andiamo a Via Condotti, a Via Monte Napoleone, secondo me non si può chiedere lo sconto, anche perché non te lo fanno. Però si può comunque accedere a questi prodotti, magari non so, se vai nella gioielleria, vende comunque i prodotti di quella, di quell'altra marca, di cui esiste il monomarca Via Condotti, però lì spesso ti fanno lo sconto, puoi avere un gioiello, un orologio, anche al 15-20%. Quando a volte si va nei negozi, è lo stesso venditore che dice guarda, questo costerebbe tot, però te lo do a meno, è una tecnica?
È una tecnica, certo, la tecnica del contrasto. Si usa più online, in realtà più nell'e-commerce, che non dal vivo, a meno che non si conosca il negoziante, per cui c'è un rapporto di fiducia, per cui ti fa veramente lo sconto a te che sei il cliente che vai lì da sempre. Una delle tecniche che io utilizzo, per esempio, da cliente è quella di dire: beh, ma io sono sempre venuto qui, vengo qui, la mia famiglia viene qui da tempo, quindi cerco di ottenere magari uno sconto maggiore. Volevo chiedere un'ultima cosa sull'e-commerce: quando si compra, magari si compra e il sito è straniero, tante volte non si sa che c'è da pagare poi la tassa di importazione. Sì. Quindi come si fa a capire quando c'è questa trappola dietro l'angolo? Beh, in generale conviene sempre rivolgersi a siti italiani prima di comprare, siti italiani internazionali, cercare magari sui forum, su internet, su Google, notizie su questo o quell'altro sito per capire se è affidabile o meno. Velocissimo. No, volevo dire un'ultima cosa, cioè nel servizio ho sentito parlare di temporary shop come elemento di contrasto, di conflitto con il tessuto commerciale tradizionale. Non è così. Non è così. Bene. Si integra perfettamente. Perché il temporary shop non è uno spazio vuoto da riempire, sì, ma sì, è uno sì. spazio completamente sempre a disposizione per chi vuol mettersi in scena. Grazie per essere stati con noi adesso.